Sia lodato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Oggi il bellissimo racconto dei due discepoli di Emmaus che si allontanano da Gerusalemme delusi per tutto quello che era la vicenda di Gesù nella quale avevano confidato, dato il cuore anche alla loro vita. Non bastano i racconti delle donne che dicono di aver visto angeli e che assicurano della risurrezione di Gesù, non bastano neanche i loro racconti relativi all'incontro con Gesù risorto per farli in qualche modo riprendere il contatto, la fede in Gesù. È comprensibile questo perché al di là della difficoltà a credere nella risurrezione che si avevano perché non avevano compreso né creduto alle scritture così come esse erano state tramandate, la scrittura è molto più concreta e precisa di quello che noi pensiamo, spesso ne facciamo dei luoghi simbolici senza una concretezza dietro, non è questo né il fatto né la cultura ebraica. Ebbene, anche se avevano difficoltà a credere alla scrittura, alla risurrezione, alle parole stesse di Gesù, ma al tempo stesso si propone un problema in più, se vogliamo, di comprensione. Gesù risorto non torna in mezzo a loro come sarebbe tornato Lazzaro risorto dai morti. È inafferrabile, compare, scompare, compare chi vuole. Non passeggia tranquillamente per Gerusalemme, non va al cenacolo, non ricomincia a vivere come prima, è tutto una cosa differente. Gesù è in un'altra dimensione, non si concede più ai nemici, nella visione e nella parola. Quello che doveva dire e fare lo ha detto. Ora il problema è quello di riannodare la fede dei suoi discepoli e di fare accettare loro, oltre che comprendere, la dimensione nuova nel quale lui è entrato. Appunto, non è più un corpo che nuovamente vive come prima e continua ad andare per le strade tra la Giudea e la Galilea o la Decapoli a predicare, dicendo sono risorto, continuo a fare quello che facevo. Entra in una nuova dimensione, la dimensione spirituale, che i discepoli e anche noi dobbiamo accettare. Egli non è più presente fisicamente fra noi, si concede solamente ad alcuni, dà delle direttive, chiede di credere nella scrittura e alle parole che lui ha detto e di fare le cose che ha detto di fare. Fate questo in memoria di me, l'Eucaristia, dunque il suo sacerdozio, la sua Chiesa. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, dice gli Apostoli, alitando su di loro e dando loro lo Spirito Santo, il sacramento della rigenerazione dei peccati. E il battesimo anche in Spirito Santo e fuoco. I sacramenti sono dunque quello che Gesù lascia come strumento ai suoi, li guida per mezzo dello Spirito. Le apparizioni che gli ha per 40 giorni sono dunque apparizioni di consolidamento nella fede, nella nuova dimensione di Cristo, la dimensione del risorto che è la nostra. Questo consolidamento serve a far partire la Chiesa con la testimonianza di una esperienza diretta del risorto, quella che a noi viene trasmessa, ma è la trasmissione della fede in Lui e nelle Scritture. Dunque noi abbiamo il dovere, oltre che la possibilità, di leggere, comprendere e accettare, credere alla scrittura che parla di lui e che parla di lui in questa dimensione di redentore e di risorto, che apre a noi una via nuova. Per mezzo della redenzione, del legame a lui, egli apre a noi la via di quella risurrezione, di quella dimensione ultraterrena del nostro corpo, si va di bene, non di un'anima disincarnata o migrante, ma di un'anima che riacquisisce un corpo donato dal Cristo, che è di una nuova dimensione, che non ha più niente a che fare con il patire, il morire qui e il generare qui sulla terra, ma è quella della dimensione del regno di Dio. Gesù dunque in questi 40 giorni si premura di
far sperimentare, comprendere qual è la sua dimensione, qual è il suo amore per gli apostoli, ma che la dimensione dell'appatimento del servo obbediente di Yahweh che viene crocifisso è terminata. Ora è glorificato dal Padre, la sua dimensione è quella di Maestro, Redentore, Giudice, Salvatore e egli conduce le sorti del mondo attraverso la sua Chiesa che egli ha fondato, che egli ha istituito. La sua Chiesa dunque partecipa dello Spirito del Risorto sotto i suoi comandi, sotto la sua presenza. Egli non ci lascia mai, qualunque cosa accada. Ci dà la responsabilità della direzione delle cose, ma con l'ispirazione del suo Spirito Santo. E dove noi non arriviamo, là dove c'è buona volontà, ci raggiunge per strada, là dove ci troviamo, anche se ci stiamo allontanando, ci riporta a sé. Questa è l'esperienza dei due discepoli di Emmaus. Questa è l'esperienza degli apostoli del Cenacolo, alcuni lì riuniti, che non sapevano che fare, ma stavano uniti a Maria. E questa attesa favorisce l'apparizione, l'istruzione, il perdono del risorto. Altri ritornano per le proprie strade e non credono. Ecco Tommaso, ma poi rientra. Ecco poi l'esperienza dell'elezione del dodicesimo, perché 12 sono le tribù, 12 sono gli apostoli. E questa elezione non viene fatta da Cristo direttamente, ma attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo. Inizia la Chiesa, corpo mistico di Cristo che ha il suo capo che la guida, non più camminando per le strade della Giudea e della Galilea, ma per mezzo dello Spirito Santo che abita nei cuori dei suoi fedeli e illumina le menti su ciò che devono fare. Per quanto imperfetti noi siamo, egli può sempre raggiungere quello che egli intende raggiungere, nonostante i nostri difetti, nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri peccati, perché ci prende per quello che siamo per migliorarci sempre e condurre la storia dell'umanità dove egli vuole, per mezzo della sua Chiesa. E se la Chiesa in questa generazione è più imperfetta che in altri tempi, questo non pone un limite alla potenza di Cristo, che può superare la nostra impotenza, la nostra debolezza, il nostro peccato, per portare l'umanità laddove Egli intende portarla, nel cuore della Trinità, nel nuovo regno, il regno della sua gloria. Dio vi benedica.